Ehi la bella gente video, ben ritrovati in un'altra parte del Let's Play a Mega Man Zero. Dunque, prima di fare la prossima missione, mi sono scordato, forse però non ne sono sicuro, ma noi per sicurezza ci controlliamo. Mi sono scordato di parlare con lui. Come? Va bene. No, ok, non ci... Meglio andare ogni giorno a parlargli perché praticamente lui, spoiler, 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 ci creerà delle armi. Non mi ricordo. Cioè sì, me lo ricordo, ma non ve lo voglio dire. Ci creerà delle armi che ci verranno. Sono un aiuto in più in pratica. Diciamolo. Diciamolo che sono un aiuto in più. Allora, retrieve data. Sarebbe ritira i dati, non lo so. Ricordi il posto in cui ci siamo incontrati? Non abbiamo avuto scelta che scappare da lì. Ma le mie ricerche dicono che ci sono alcune informazioni importanti per te lì. I nemici stanno cercando di ottenerle prima di te. Vai e ritirale prima che sia troppo tardi. Accetterai? Yes. Ok. Stiamo captando un'energia potente. Dai nemici, proveniente dai nemici. Devono cercare i dati rimanenti. Stanno cercando anche loro i dati rimanenti. Stai attento, Zero. Mission starts. Ok. Allora, se non sbaglio, qua c'è una cosa che mi sta altamente sul culo, che sono sti cosi. Sono odiosi. Madonna. Oh, non era così difficile. Se non sbaglio, no, qui sopra non c'è ancora niente. Più in là. Aia. Mi ha fatto malissimo. Ah. Con questi la stessa cosa della spada nelle prime parti, quindi torno subito. 2000 years later. Ok, allora praticamente adesso possiamo caricare la nostra pistola fino al terzo grado e spara un proiettile mega potente. Non sono riuscito a sbloccare la quarta stella anche se da 3 ore che sparo qua, ma dovrebbe essere il classico. Adesso puoi caricare la tua arma più lentamente. Ok, lì c'è un tizio abbastanza pericoloso alla quale sparerò amorevolmente. Qua non c'è niente, è strano. Strano. Molto strano. Ma stai facendo un video? Aia! Provato a fare la provata. Analizziamo la situazione. Faccio così. E arrivederci. Faccio così. Aia! Quello non l'avevo notato. Ok, tu devi morire male. Mi ha droppato vita. E vabbè, però, messi così io non li vedo. Sono ceccato. Ok, ce l'ho fatta. Aia. No, vabbè, ma tiratemi altri nemici nemiciosi addosso, tanto. Io lì, come dovrei fare che c'è il ragnetto schifoso? Devo fare una cosa di questo. Madonna! No, non mi è riuscita. Via. Oh, grande mossa questa. Anche questa, vai. No, cos'è? Ah, ok, c'era un ragno e non l'ho visto. Ok. Fin qui ci siamo. Questo scavalca. Devo stare molto attento. Un cyber elfo. Aia, pezzo di merda. Oddio. Un altro cyber elfo. No. Caccialo via. Ok. Ok.
C'è una grande energia più avanti, stai attento. Ok, se non sbaglio, boss finale. Io qua faccio un save state che si fa con shift più F3, save state rapido, però io non ce la so. Scusate, sono tardo. Il mio nome è Maganesharif. Che cazzo? Sono incaricato e mi è stato dato il compito di ottenere i dati e ottenere informazioni. Tutte le informazioni che hai sono state conservate nel server all'interno del mio corpo. Se le vuoi indietro, devi distruggermi e scaricarle dalla mia memoria. Ce la farai? Non ne sono sicuro. Ok, paralizzati anzitutto. Paralizzati anzitutto. Porca troia. Ok. Addio. Ti ho detto addio. Oh. Merda, ha attivato la modalità Miley Cyrus. Ok. No, vedete, la cosa illegale di sto personaggio è che tira bombe. Ok, qua devo fare un altro save state rapido, mi vogliate scusare. Perché ora inizia il brutto. Un cyber elfo. E io lo raccolgo. Il dispositivo di autodistruzione. Il sistema di autodistruzione è stato attivato, Zero. Devi scappare adesso. Eh sì. Mi atterrano cose addosso e come sapete, il suo gioco non è una cosa buona se ti atterrano cose addosso. Quindi io me la do. Me la do, me la do, me ne do. Ah. Che ansia che ti mette sto gioco. Diciamolo che mette ansia. Via, 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 via. Sì, ma mettete le altre due porte. Tanto mica sto scappando da un. Oh, ce l'ho fatta. Zero, zero. Grazie al cielo, sei vivo. Mi dispiace di averti coinvolto in questo. Aspetta il tuo ritorno alla base della resistenza. Ma prima, signori, qui c'è qualcosa che mi attende. Ok, tu stai fermo. Là c'è un coso che attraversa i muri. Come cazzo fa? Non lo so, però va bene. Qua anzitutto ci sono cristalli molto belli. E poi qua c'è questo e un cyber elfo. Se non sbaglio, quando quelle pareti cadono, proprio all'inizio, c'è un cyber elfo in cima alla prima colonna che cade. Ma non è semplice. Non ho ancora capito come si ci arriva, quindi pace. Ok, torniamo alla base. Sempre B, cecchino. Abbiamo analizzato i dati che hai portato, ma molti dei dati sono danneggiati e sono inutili. La buona notizia è che adesso possiamo ottenere informazioni sulle tue armi. Se ne vuoi, se vuoi sapere di più riguardo a ciò, chiedi al nostro ingegnere Cherveux. Mi spiace che la missione sia finita così male, ma sappiamo che continuerai ad aiutarci. Ah, non contarci troppo, ciccia, decido io. E basta, qui zitti tutti. Comunque, andiamo a vedere se ci sono informazioni utili e io come sempre mi prendo l'energia che c'è qui. Eccola. Ho 166 cristalli, non sono male. Eccoci arrivati dall'ingegnere. Vediamo se ha qualche buona notizia. Ti prego dimmi che hai una nuova arma. Zero, sei venuto in tempo. Guarda questa. È un'arma chiamata il Triple Rod. Triple Rod. Può attaccare in 8 direzioni. Richiede un po' di tecnica, ma sono sicuro che sarai capace di maneggiarlo. Triple Rod, signori, una lancia.
che può attaccare in molte direzioni, in tutte le direzioni, anche verso il basso e in diagonale. Spero ti piaccia. Sì, mi piace, anche se è un po' difficile da usare. Va bene. Pam, pam. È bellissima questa lancia, diciamolo. Non mi sarei mai aspettato di tornare indietro vivo. Grazie, Zero. Non so cosa mi sarebbe accaduto. Bene. Ok, torniamo da Ciel. Bene, signori, abbiamo ottenuto il triple rod e ho notato un difetto. Che praticamente quando slitti lui si ferma per colpire. Non è che sia un grande pregio. Meglio la spada. Ma comunque, per ora mi tengo la pistola perché mi sembra più adatta come arma secondaria. E niente, nella prossima parte andremo a fare altre missioni e proseguiremo con questo gioco fantastico. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un mi piace e passare alla descrizione che ci sono link utili. E statemi bene, bella gente. Ciao!